Che lei ha avuto brividi e ha dato brividi, quindi e questo l'ha fatto con diverse declinazioni, l'ha fatto grazie a dei 45 giri meravigliosi, pezzi di storia italiana, non è detto per dire, sono proprio pezzi di storia italiana, come la partita di pallone, come Pappa col pomodoro, che ha ricordato Oscar e tanti altri. Io ripartirei dal primo brivido, perché nella vita di ogni persona, non so, tornatore ha un fotogramma che ama e da un super 8 ha capito che sarebbe diventato regista da grande. E tu quando hai capito che cosa avresti fatto da grande? Nel senso, quando è stato il primo brivido che ti ha fatto salire su una sedia a casa e provare a intonare una canzone regalando un moto di stupore alla tua famiglia? Beh, a detta dei miei genitori, molto presto, all'età di 2 anni. Però io non calcolo quello, perché quelli erano applausi viziati, erano applausi di famiglia, di amici, dei miei genitori. Diciamo che invece il momento che io ho capito che quello era il lavoro che io volevo fare, assolutamente, era il 1959, era al Teatro Alfieri di Torino, e io, mio padre mi scrisse, mio padre è stato il mio grande scopritore, io devo tutto a mio padre, papà credeva in me in maniera più di un fanatico, e lui mi portò a fare un provino per uno spettacolo per bambini che si teneva al Teatro Alfieri e che si chiamava Buongiorno Marziani. E io avevo già da bambina, avevo un grande amore per la musica americana, l'ho sempre avuto. Vedevo i film di Judy Garland, di Mickey Rooney, di Ginger Rogers, Fred Astaire, Gene Kelly. Però uno che mi aveva colpito era Al Jolson, che era un cantante americano, bianco, che però si travestiva da nero, con la bocca bianca, e cantava Swanee, I love you my dear old Swanee, I get the world, e si muoveva in una maniera che io dicevo, Dio, e lui inventò quello che era il sonoro, perché il primo film sonoro lo fece lui con il cantante pazzo. Allora io mi presentai, feci l'imitazione di questo Al Jolson, mi presero, e allora nel primo tempo facevo questo cantante con vestita tutta di nero, col frac e la bocca bianca, e nel secondo tempo invece da giovane americanina, avevo i capelli rossi, ero piena di lentiggini, passavo tranquillamente per un'americana, cantavo invece Arrivederci Roma. Ecco, io quella sera gli applausi, che era un pubblico vero, era un pubblico che non aveva niente di filtrato, io ebbi una tale reazione che per una settimana ebbe la febbre. Però mi dissi, questo è il mestiere che voglio fare, perché io non lo so, ma io quando salgo su un palcoscenico non sono più 1,53 m e mezzo, ci tengo il mezzo, Ma io mi sento 1,90 m, io credo che quello sia il mio habitat, io mi sento grande, mi sento bene, mi sento libera, mi sento in qualcosa che mi appartiene. E ho detto, quello è il mestiere che io voglio fare. Per quello quando l'ultimo disco col quale sono uscita, Enrico Ruggeri mi ha scritto una canzone che si chiama Ho tolto il make-up, che io tengo soltanto alla fine, è un pezzo americano bellissimo, lui l'ha tradotto in una maniera stupenda, dice una frase che io ho adorato, che grandioso mestiere il mio, non vorrei fare altro io, e di questo ringrazio Dio, perché io mi alzo la mattina e dico, faccio un mestiere che non è che mi dà fastidio, mi piace, sono la prima a volerlo fare. E pertanto quella sera lì è accaduto quel miracolo. E mio papà diceva sempre, guarda, tu hai un grosso vantaggio e devi tenerlo a mente, tu piaci o non piaci per niente, non ce l'abbia di mezzo, e questo è un segno di personalità. Io l'ho tenuto sempre in mente questa frase, perché è così, io sono molto amata da alcuni, io sono detestata da altri, senza motivo, non ho mica fatto niente a nessuno, uno può dire non mi piace, non la vedo, io un cantante che non mi piace non vado a spendere i soldi per vederlo, invece c'è gente che spende i soldi per magari per fischiarti, no? Per venire lì e dire, poi magari scopri che diventano i tuoi ammiratori, io non avevo mai immaginato, e invece sai che tu mi hai dato un'emozione, ed è una grandissima vittoria, credetemi, è una grossissima vittoria. Questa alla fine chiese a mio marito, dice, scusi, posso fare per avere un ricordo? Ma era vestita la suora, eh? E allora mio marito disse,
Mi pareva strano questo fatto, scusate le spalle sempre, gli pareva strano che questa suora chiedesse una fotografia, però insomma, va bene, facciamola. Se non che mentre siamo tutti e due presi da questa cosa, io sento che era tipico di un fotografo. Io ho guardato mio marito che ancora non era mio marito, lui guardò me, lui si è rovinato la cerimonia, io invece ho detto beh questa me la devo godere perché poi non me la godo più e bella è fatto. E allora lui è stato fermo, tranquillo, ma Hitchcock lavorava col cervello. Alla fine l'arcivescovo ci chiese, facciamo un brindisi, ci salutiamo così, mio marito si avvicinò a questa suora e dice bella sta macchina, me la fa vedere? E lui, lei la diede e lui disse questo è nostro. Ma cosa sta facendo? No, cosa sta facendo lei? Questa a un certo punto arriva l'arcivescovo e dice Monsignor Cortella, dice oh ma lei di che ordine? Questa fugone, abbiamo capito, l'ordine dei fotografi rispose.